Piazza stracolma di gente per la visita a Sulmona del vice premier ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha parlato a migliaia di persone ribadendo la sua ferma posizione sulla chiusura dei porti alla Sea-Watch. In Italia si arriva se ha il permesso di arrivare, altrimenti i porti sono e rimangono chiusi. C'è un modo per non farli restare in mare e per farli, non farli entrare? Partire. Ma perché pensa che lì ci sia un favoreggiamento con i trafficanti, diceva? Stiamo lavorando, lasciateci lavorare. Sono curati, lei è andato a vedere, non ci va a vedere? Le immagini. Visto quello che non ha fatto la sinistra, il PD per gli italiani, penso che gli rimanga solo di prendere la nave per andare altrove, visto che di danni in Italia ne hanno fatti abbastanza. Noi lavoriamo in Abruzzo per riaprire quello che... La sinistra chiudo, tribunali e ospedali. Lo faccio anche per voi, perché una domenica sera al freddo, a Sulmona, avere migliaia di persone mi dice che siamo sulla strada giusta. E io vi chiedo di non mollare di un millimetro, che la lotta agli scafisti, ai mafiosi, ai camorristi, ai trafficanti si può e si deve fare. Dall'altro lato, un gruppo di manifestanti ha espresso la sua disapprovazione nei confronti della restrittiva linea politica dei flussi migratori. Siamo singoli cittadini, non siamo in rappresentanza di nessuno, siamo in rappresentanza di singoli cittadini che vogliono dare un messaggio di bellezza. Infatti abbiamo scelto delle frasi meravigliose, abbiamo scelto la poesia proprio perché la bellezza è la nuova forma di resistenza. Io devo ringraziare quei geniali parlamentari delle opposizioni che oggi hanno preso un gommone e sono andati a documentare questo sconcio, perché hanno fatto vedere agli italiani che cosa c'è a bordo. Non una donna, non un bambino, sole, mare calmo, cuffiette, telefonino e ragazzoni a torso nudo, che per quello che mi riguarda possono tornare da dove sono arrivati, perché in Italia i porti sono e rimangono chiusi. Sono e rimangono chiusi. Si è svolta così la prima tappa del nuovo tour in Abruzzo di Matteo Salvini per la campagna elettorale della coalizione del centrodestra. Così.